però dopo l'assessore questo è un momento per noi di confronto, è quello che serve. Oggi ci confrontiamo con l'assessore Barone, sappiamo quanto sia importante il pezzo del welfare a livello territoriale e quindi oggi attraverso quello che saranno anche le nostre analisi, ma le proposte, proviamo a ragionare ma soprattutto ad aprire un'interlocuzione così come abbiamo fatto in questi mesi con tutti gli altri assessori, ma non abbiamo dubbi che lo faremo anche con l'assessore Barone, con il suo assessorato. È un lavoro importante quello che è stato fatto dall'assessore Barone e da tutto il Dipartimento, auguriamo che sia soprattutto di buon auspicio quel piano che delle politiche sociali che sicuramente va declinato sul territorio sempre più vicino alle persone, alle esigenze soprattutto delle persone più fragili, degli anziani e quindi oggi proviamo ad aprire questa discussione soprattutto in termini costruttivi e quindi ci auguriamo che oggi sia un primo incontro e quindi nelle prossime settimane possa continuare in maniera costruttiva così come siamo abituati a fare come CISL. Abbiamo dato vita a questi 129 progetti, quindi omogenei per tutta la Puglia, che riguardano i 7 diversi ambiti di interesse dell'assessorato al welfare, ma appunto noi facciamo più che altro coordinatori, il grosso lo dovranno fare i comuni che grazie anche all'assessorato al welfare verranno affiancati laddove vorranno dalle università pugliesi. Abbiamo infatti dato vita a un coordinamento e a un raccordo, appunto una collaborazione tra le università pugliesi e gli ambiti e laddove vorranno essere aiutati nella progettazione, perché sappiamo bene, sapete bene quanto i comuni siano in difficoltà di personale, di uffici tecnici, e preparare progetti di questa portata in così breve tempo è comunque complicato, però le manifestazioni di interesse sono tutte andate a buon fine, abbiamo avuto l'ok da parte del Ministero e quindi insomma stiamo procedendo. Per quanto riguarda i progetti previsti dal PNRR, quali sono questi investimenti in Puglia? Riguardano tutti e 7 gli ambiti di interesse del welfare, quindi la disabilità piuttosto che gli anziani, piuttosto che i minori, piuttosto che le prese in carico, cioè c'è tutto il mondo, l'invecchiamento, tutto il mondo legato appunto alle tematiche del welfare, che le 7 aree appunto, quindi i minori, le vittime di violenza, che verranno appunto interessati in maniera omogenea, cioè la bravura se vogliamo del nostro assessorato è quello di far parlare gli ambiti e far sì che nell'ambito di ogni ambito ci sia ogni tipo di struttura e non ripetizioni che potrebbero essere ovviamente poco incisive e poco efficaci dal punto di vista poi dei servizi che vengono dati ai cittadini.